Sente niente. C'è altro che la Gangiuna là. E quindi sì, nelle acque pregiate ci vuole solo le trotterine e vanno messe nel primo anno. Nel primo anno, quando sono 5 o 6 circondi. Uno può anche provare a metterle del secondo anno. Poi dopo nelle zone non a salmonidi, nei laghetti, nel fondo valle, possono buttare quello che vogliono, ecco. Insomma, non è che io sia intransigente. Cerco di adoperare il cervello. Certe cose le conosco, so come funziona e quindi lo posso anche dire, no? Sarei anche erede di tante conoscenze che, insomma, alcuni dei grandi pescatori di oggi che provengono, sono tutta, quasi tutta gente di quelli famosi, che facevano le gare con i streamer nei primi anni 90, va bene, dicono che tutto proviene dall'agonismo, tutte le conoscenze, cento per tutto. No, secondo me non è vero, forse un 80% viene dall'agonismo, però se un 20% è sbagliato, allora insomma la situazione non è molto a favore di ciò che proviene dalle abitudini agonistiche. Sono persone che nei primi anni 90 pescavano in gara, nelle gare di pesca mosca, con gli streamer su pesci trote di immissione, quando grandi pescatori a mosca, famosi, già pescavano con gli emergenti, cioè magari anche nell'Ottocento pescavano con gli emergenti, ma era diventata una tecnica riconosciuta, diffusa, insomma, a livello si può dire culturale, no? Riconosciuta anche come scuola, cioè chi ha scritto dei libri. E io dietro a loro pescavo già con gli emergenti nei primi anni 90, dopo tanti anni fatti con la secca. E con gli emergenti si chiappava un po' di più, Non è più facile la ninfa o gli emergenti, perché hai a che fare con la profondità, hai a che fare con quell'altro modo, la difficoltà sta nella posa. Qualche volta ne parleremo, nella posa, più nella posa e nella qualità del più nella posa e nella posa, ciò che influenza la posa, che la specie o la qualità dell'insetto, perché se te su una trota che bolla
fai una bella posa anche con un altro insetto al momento giusto, no? Dopo 3 secondi che ha bollato, no? Acchiappi, acchiappano, eh? Io la mia prima fario l'ho presa con una white moth quando quella bollava, era una fario vera, sul sovara. La mia prima fario, già avevo preso qualche batteria, ma a mosca, parla mosca perché altrimenti l'avevo presa, anche qualche troppo. E quindi insomma, ecco, oggi si pesca sulla mosca, è come se rimanesse a leggere il primo capitolo di un libro, insomma, ecco, però è talmente difficilotto e impegnativo che dice io vado a pescare solo 10-12 volte l'anno, vado con la secca, sono specializzato su quello e è giusto, vai a pescare quando puoi pescare, non bollano, non peschi, ti passa anche la voglia alla fine, eh? E quindi gli emergenti, ora qualche volta parleremo, le genti sono praticamente delle mezze ninfe, come paragonabile a una ninfa fatta con una pallina del 2, sotto si metteva del piombo invece che le palline, e una pallina del 2 è circa 0,05 barra 6 grammi, mi pare 0,05 una slotted del 2. È pari a 5 giri di piombo intorno al gambo dell'amo, 5 giri di piombo di quello 0,5-0,6, ecco. Il peso di riferimento è quello lì, eh. Le palline slotted del 2 sono 0,05 grammi circa, insomma, mettici anche il circa, top. E 5 giri di piombo dello 0,5-0,6 e pensa più o meno la stessa cosa, 005-006 pesa. Le palline del 2,5 già pesano più del, un po' più del doppio, pesano slotted, pesano 0,0 no, 0,12, un po' più del doppio, del 2,5. Io il 2,5 non mi ci metto a fare le ninfe con le palline, non vado a pescare nelle fishery o dove c'è la lotta per la sopravvivenza che si, tra le trote, la competizione per il cibo, eccetera. Le trote di immissione poi abboccano come abboccavano gli streamer, abboccano anche alle palline luccicanti. Trote di emissione abboccano a qualsiasi tipo di mosca, ma le trote vere, quando ce n'è poche, è un altro paio di maniche, perché le sgamano, lo sgamano, l'insetto improbabile lo sgamano. Essendo poca competizione per il cibo, sgamano, si mettono, si guardano bene prima di mordere. E anche con la lenza, se in Nuova Zelanda pescano le trote di 5 kg con la lenza del 20, del 25, qui ti sgamano 14, anche 12 quando c'è da pagare. Vanno lì e non mangiano. Parecchio, ecco. Ok, alla prossima, basta per oggi, eh? Saludos.